Giovedì 10 febbraio, eccoci insieme amiche e amici dell'oroscopo. Oggi è San Arnaldo, si festeggia anche Santa Scolastica. Il proverbio: chi vuol divena un granaio, lo semini di febbraio. Pronti con l'oroscopo? Ariete, dovreste cercare oggi di trovare vie d'uscita per la risoluzione di vecchi problemi che torneranno improvvisamente alla ribalta e che dovranno assolutamente essere risolti. Trovate la strada più semplice che possa adattarsi alle necessità di tutti gli altri e non solo quindi alle vostre. Toro, attenzione alla guida oggi. Avete un po' la testa fra le nuvole e non vi accorgerete di chi vi sta attorno. Nel lavoro poi non prendete tutto alla leggera o finirete con il tralasciare qualcosa di veramente importante. Vi sentirete alquanto frastornati senza che ve ne sia alcun motivo. Cercate di rilassarvi di più. Gemelli, giornata particolarmente densa di impegni. Vi sentirete comunque all'altezza di qualsiasi situazione senza accusare né stanchezza né momenti di tensione. Potrete contare su una buona libertà di movimento e decisione. Non trascurate i dettagli in ciò che fate, impegnandovi più a fondo. Cancro, non prendete per offesa il consiglio di chi vi dice che una giornata di vacanza vi aiuterà a cambiare umore. Non lo fa certo per allontanarvi, ma piuttosto perché ritiene sia l'unica soluzione che vi può consentire di uscire dai vostri malumori. Provateci, forse è la strada migliore. Leone, ottimo l'umore oggi. Vi sveglierete già con la voglia di cantare e di sorridere a tutto il mondo. Meno male che ci siete voi, qualcuno dirà nel vostro ambiente. Riuscirete a riempire di allegria tutti quelli che entreranno in contatto con voi. Farete anche simpatici incontri da approfondire. Vergine, vi sentirete fisicamente piuttosto a terra. Potrebbe trattarsi di una forma influenzale che vi provoca indolenzimento alle ossa o forse il vostro malumore che tende a scaricarsi sul vostro fisico. Attenzione, perché a volte tendete a somatizzare ogni vostra preoccupazione. Bilancia, il settore economico brilla sotto buoni influssi. Accettate pure la proposta di un esperto di fare qualche piccola speculazione. Anzi, più tempestivi sarete e più velocemente ne ricaverete bei frutti. Non investigate troppo sulla vita di una persona amica, che potrebbe irritarsi. Scorpione, oggi troppa sicurezza in voi potrebbe portarvi a disattenzioni di poco conto, ma che voi per primi non vorrete riconoscere. Mettetevi un po' in discussione e prima di accusare gli altri, controllate bene ciò che avete fatto. È tutto rimediabile, ma cambiate atteggiamento al più presto. Sagittario, lasciate perdere le chiacchiere di chi sa agire con voi con furbizia. Riuscirebbe a farvi pensare in una certa maniera, aizzandovi poi contro altre persone. E così rimarrà a guardare le reazioni che voi provocherete agli altri, ma apparirà assolutamente innocente. Non cadete nella sua trappola. Capricorno, naturalmente anche in questo avvio di fine settimana vi piacerà apparire fisicamente ai massimi livelli. La cura dell'aspetto fisico e l'eleganza con la quale indosserete i vostri abiti verrà notata, provocando anche qualche battuta fuori luogo, più che altro per invidia. Acquario, non vi sarà difficile oggi inventare qualche improvviso impegno ed uscire dal vostro abituale luogo di lavoro. Sentirete l'esigenza di nuovi spazi e, a parte gli incontri di lavoro che saranno alquanto piacevoli, vi sentirete liberi di camminare all'aperto senza condizionamenti. Pesci, nasceranno momenti di tensione sul lavoro a causa di persone particolarmente permalose alle quali sarete costretti a rivolgervi. Usate molta pazienza nei loro confronti, siate soprattutto molto chiari nell'esprimervi. Non sarà facile, considerata anche la vostra irritabilità.